Пусть на газуарку казались на дороге. Forse avete capito qualcosa, io ho capito solo che Alfano, con grande senso dell'istituzione, ha preso il coraggio da statista e davanti ai giornalisti e al Senato ha detto non sapevo niente. veramente io ti chiedo quando dice così, perché guardando Alfano si capisce subito che non sa niente, è sicuro, anche la tecnica è strana, ma ce l'ha messo di che ha voluto. Io credo che lui si sia sbagliato, Alfano, quando gli hanno detto, guarda Alfano, il ministro dell'interno, c'è da cacciare dall'Italia la moglie di un noto politico perseguitato, pensava fosse Veronica Lai, la moglie Berlusconi. In Bolivia si sono chiesti, non se ne è mai sentito parlare, com'è questo Kazakistan, mi sono andato a informarmi, no? È un posto terrificante, veramente, si fa fatica a credere. Dovete sapere che in Kazakistan c'è questo presidente, una persona tremenda, uno proprio che comanda lì da 20 anni, uno ricchissimo che non si sa neanche come ha fatto a fare soldi, che controlla giornali, televisioni, che fa le leggi da solo per sé, ha messo tutti i suoi amici nei posti di potere. Voi capite che, insomma, voglio dire, è naturale che lui voglia scappare da un paese così, no? Questa donna, quando è arrivata in Italia, ha visto come stava la situazione, ha richiesto l'asilo in Kazakistan. Poi, non so se sapete, il presidente del Kazakistan, Nazarbayev si chiama, mi sono andato a vedere chi è, Nazarbayev, voi lo sapete, ma sempre che lui e Berlusconi sono molto amici, lui e Berlusconi, no?